Bene, salve ragazzi, sono Raffaele 96 Full, voi tutti mi conoscete, avrete visitato il mio canale, quelli che lo visitano quindi mi conosceranno. Oggi sono qua non a fare un videoblog di computer o cose varie, ma sono qua come vedete per cambiare, sono qua con un iPod Touch 4G. Versione iOS 5.1.1 gilbreccato, ovviamente si vede anche dagli effetti dello scorrimento grazie al Tweak Barrel, che è scaricabile da Cydia, ovviamente a pagamento, ma ci sono repo per scaricarlo gratuitamente. Ma io oggi non sono qui a parlarvi di Cydia e del jailbreak, ovviamente non sono qui a parlarvi di questo, ma sono qui a parlarvi di un gioco per i dispositivi iOS, ovvero Logo Squids. Ecco, apriamo. Logo Squids cos'è? Logo Squids non è altro che un gioco di appunto quiz sui logo mondiali, ovvero i logo tipo Nike, Dunkin' Donuts, Starbucks, Adidas, eccetera, eccetera, dove noi in ogni livello ce ne daranno un tot, dovremmo indovinarli per sbloccare i livelli successivi, comunque prendere punti, essere più forti sui game center e completare il gioco. Abbiamo anche uno store dove comprare le stelle. Nella nuova versione hanno aggiunto le stelle, che le stelle servono per risolvere quei logo impossibili che noi non indovineremmo mai. Qui possono acquistare anche gli ints, che sarebbero i consigli reperibili ovviamente anche indovinando, ce ne daranno uno ogni volta che indovineremo qualcosa, ne daranno uno gratis. Andiamo a vedere come è fatto. Facciamo play. Ok, vediamo che scorriamo e ci sono diversi livelli, alcuni bloccati, e ci dice qua in basso quanti logo dobbiamo indovinare per sbloccarlo. Qua ci dice 15, qua dice 70, qua 130, qua 190, 250, 310, 370, fino all'ultimo livello che è il nono, che è stato aggiunto nell'ultima versione. Noi andiamo nel primo livello. È la prima volta che apro questo gioco, quindi sarà tutto nuovo. Vediamo qua sopra, tasto per tornare indietro, livello 1, e c'è cioè indicatore di livello e ints, che sono gli indizi che abbiamo per farci dare indizi, e le stelle. Adesso abbiamo 0, ovviamente è la prima volta che giochiamo, che è questo, e questo lo so, quindi non ho bisogno di risolvi o di consigli. Questo qua è Sky. Bene, vedete, ci dà anche i punti in basso. Gioco veramente molto fatto bene e che attira molto gli appassionati di queste cose. Vedete, ci ha dato una stella, ci hanno regalato una stella. Se indoviniamo subito senza sbagliare, ci danno una stella. Se facciamo 100 punti, regalano una stella. Bene, questo era tutto su questo gioco, ma prima di andare voglio recensire anche l'ultima applicazione, che è Flipboard, ovvero un centro news creato da Cydia.
il team Flipboard, reperibile gratis sull'App Store, dove noi possiamo, ovviamente, creare un account e aggiungere tutti i vari account interni e vedere quello che vogliamo. Beh, davvero fatto bene con tutti gli effetti, abbiamo i titoli di testa nella home page, ovvero le cose più interessanti a nostro punto di vista, le notizie sulla tecnologia. Qua c'è la barra di ricerca, impostazione account, eccetera, eccetera. Poi vedete che sfogliando con questo effetto molto carino abbiamo gli altri tab, ovvero Facebook, Twitter, Flipboard, Pix, Design, Fotografia, Affari. Sfogliando ancora andiamo a finire in Sport, Stile, Viaggi, Politica, Cibo, Musica. Qua abbiamo il caricamento delle notizie, impostazioni, altre pagine. Possiamo anche aggiungerne altre facendo su modifica. E vediamo che comunque c'è molto molto una app veramente molto molto fatta bene, molto bella. Ci tiene sempre in aggiornamento con tutto il mondo. Bene. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito e mi scuso per il tanto tempo passato, ma purtroppo ve l'ho detto anche in altri video, molte volte manco per molto molto tempo perché o ho da fare o non riesco mai a riuscire a fare dei video, quindi mi scuso ancora, ringrazio di seguirmi e di avermi seguito in questo video, spero che vi sia piaciuto la mia prima recensione di due applicazioni di iOS, ovvero la mia prima recensione con un dispositivo Apple e un dispositivo mobile. Ne farò molti altri anche su iOS proprio e sul jailbreak, eccetera, eccetera. Al più presto. Vi saluto, ciao ragazzi.